Paolo qui rimase per 3 anni e mezzo e abbiamo anche, possiamo raccogliere la descrizione di quello che era il suo lavoro in una giornata. Al mattino aveva incontri personali, dalle 11 alle 4 del pomeriggio, quando la gente si ritira per il caldo, lui occupava la sala di un certo tiranno, probabilmente era un maestro, che occupava le sue aule in questi orari vuoti dalla scuola per incontrare probabilmente le persone che ricercavano un approfondimento ulteriore delle discussioni sulla fede. Proprio in questa scuola privata che lui in pratica affittava nelle ore più calde del giorno. Poi naturalmente la sera aveva l'incontro di preghiera con la comunità e di notte probabilmente viveva il tempo delle lettere, perché da qui ha scritto almeno la lettera ai Romani, la lettera ai Corinzi e ai Galati. Ebreo tra i più preparati e i più fervorosi, tanto che si denuncia lui come il persecutore, è proprio per la passione che aveva della sua fede, ma si dice: ma ero nell'ignoranza, allora il Signore mi ha chiamato e mi ha gratificato, e proprio questo essere venuto a chiamare me, che ero il più indegno, ho imparato quello che è poi divenuto l'unico suo messaggio, cioè quello della gratuità della chiamata di Dio e della misericordia. Se ce n'era uno, ripete, che non meritava, ero proprio io di essere chiamato al ministero, ebbene il Signore è venuto a chiamare me. Quindi avere questa piena fiducia nella fedeltà e nella gratuità e nella misericordia di Dio. Insieme le sue lettere sono certamente delle intuizioni e un primo approfondimento dottrinale, ma assieme a una grande passione. Ecco, io che curo un poco i pellegrinaggi qui in Turchia, sulle orme di Paolo, insisto nel presentare la figura umana di Paolo, perché siamo abituati a sentire le pagine difficili nella messa, questi testi delle lettere, mentre è un uomo di una passione calda, a volte anche violenta, e con delle pagine autobiografiche bellissime. E vedo che quando leggiamo davanti alla gente queste pagine, la gente rimane colpita per una scoperta di una personalità che davvero merita di essere accostata anche con questa sottolineatura umana. Guardi, il viaggio in Turchia, io ci tengo molto anche nella guida che hanno in mano questi pellegrini, è il viaggio in Turchia, il terzo che io propongo alle comunità cristiane, dopo la Terra Santa dove si legge il Vangelo, dopo il Sinai dove si legge l'Esodo e quindi si impara a capire come è fatto e come si deve leggere la Bibbia. Il terzo viaggio qui in Turchia è il luogo della culla della Chiesa, perché le nostre comunità imparino a conoscere 5 secoli di storia della Chiesa, a cominciare da Paolo, poi da Giovanni, poi i 2 secoli, secondo e terzo, dei martiri Policarpo e Ignazio di Antiochia, poi il 4° e 5° secolo, secolo ricchissimo dei concili, dei padri della Chiesa, dei padri della Cappadocia, e quindi il tempo in cui si è formulato la sostanza del nostro credo, che è ancora il credo che professiamo nella messa festiva, proprio formulato nei concili di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia, che sono i 4 concili di questi 2 secoli. E poi il 5° secolo, la grande epoca bizantina con Giustiniano, che è l'enfasi più ricca della cristianità, è proprio dell'epoca uscita da Costantino.